E a proposito di Gabriele Detti, parlando con il Moro fuori onda, ci ha detto che non è per niente contento di questo intoppo, di questo incidente di percorso, della febbre di Gabriele, perché lo costringerà, complice mal di gola eccetera eccetera, a cura con antibiotico e di conseguenza a sospendere per qualche giorno la preparazione, gli allenamenti per il mondiale di Budapest. Finale dei 100 delfino femminili, dall'alto al basso, Aurora Petronio, Emily Beckman, Charlotte Atkinson, Ilaria Bianchi, Elena Di Liddo, Liliana Silagi, Rachel Kelly e Mary Wattel. La primatista italiana 57-27 Ilaria Bianchi, corsia numero 4, campionessa del mondo in vasca corta a Istanbul nel 2012, contro Elena Di Liddo, che è sembrata molto performante. E poi cosa potrà succedere? Alla virata è proprio la Bianchi davanti, 27-01. Le avversarie non mancano, Silagi, Atkinson, Beckman, sono tutte atlete di livello, però la Bianchi ha un pedigree importante, la Di Liddo soprattutto sta cercando un tempo significativo per essere rivalutata in proiezione mondiale. Ilaria Bianchi contro Elena Di Liddo, adesso cerca di resistere Ilaria all'attacco dell'altra azzurra, cuffia gialla Di Liddo, cuffia scura per Ilaria Bianchi che timbra il cartellino a 57-89. È buono il tempo di Ilaria, uno sotto 58 che va benissimo. Elena Di Liddo 58-05, quindi un'altra azzurra sul podio, e poi l'ungherese Liliana Silagi terza 58-48. Gara molto combattuta e viva, molto brava Ilaria Bianchi non solo a nuotare sotto i 58 secondi ma anche a tenere dietro una Di Liddo che sembrava avere la possibilità di passare nei secondi 50 metri, era molto distesa, era molto veloce. Buon terzo posto per la Silagi, però più dietro un minimo di rammarico non aver potuto vedere qui Silvia Di Pietro, che ha un po' di problemi al ginocchio, da qui la prestazione non troppo felice di ieri e l'alt dei medici per sistemare il problema e permetterle poi di finalizzare bene la preparazione. Ovviamente con l'accordo della nuotatrice e del suo allenatore per preservare il ginocchio in questione. Paltrinieri più Bianchi apre ancora una volta un'Italia vincente in questi internazionali d'Italia di nuoto. Ah, eccoci. Sì. Ilaria Bianchi, l'avevi detto, era una promessa, ma più che altro con te stessa volevi andare più veloce. Il fatto di avere una Elena Di Liddo così combattiva ti ha aiutato a fare un buon tempo? Sì, Elena mi ha fatto faticare e ho sbagliato l'arrivo, come al solito, perché sennò secondo me era qualche decimo in meno. Però no, bene, 57-8 comunque a metà del... Non abbiamo preparato i 27 colli perché io sono già qualificata. Sono contenta perché è una doppia conferma, vuol dire che sto lavorando bene, mi sentivo bene in acqua, mi sono irrigidita un po' alla fine come gli assoluti per la foga un po' di arrivare, infatti ho sbagliato l'arrivo e di solito quando le bandierine non ci sono, ovviamente. E niente, dai, sono contenta, va bene, questo tempo ottimo. Ma buon test verso Budapest, grazie. Grazie a voi, ciao. Ilaria Bianchi che quindi prosegue il suo percorso verso Budapest, già che lo